Dal Domenico Fast Tour, bentornati alle lezioni di strabiliardo e biliardissimo. Sono sicuro che in questa settimana avrete provato molto la garuffa e che sarete anche diventati molto bravi a fare l'esercizio che vi ho proposto. Andiamo avanti a vedere quali sono le diagonali principali della garuffa per una corretta gestione sia della forza che dell'effetto. Chiaramente non tutte le traiettorie partono dal punto zero. Andiamo a vedere come si possono assimilare alcune traiettorie ad alcuni tagli fondamentali. Vediamo le due traiettorie, altre due traiettorie assimilabili all'effetto alle ore 10, come avevamo detto. Sono queste. La traiettoria che parte dal punto di compensazione 4 e intercetta il punto d'attacco 12 andrà a colpire la sponda corta di arrivo al punto 8, mentre la traiettoria che parte dal punto 8 di compensazione al punto 18 di attacco sulla sponda lunga andrà a intercettare il punto 10 sulla sponda corta di arrivo. Dal momento che questo sarà l'allenamento di questa settimana, vi voglio far notare una cosa. Ho parlato di tagli assimilabili, quindi tagli più o meno uguali, e quindi abbiamo visto più o meno attacchi di palla alle ore 10. Però notiamo questo. La diagonale 0-6, che ricordate usciva al punto 6, ha una determinata inclinazione che è leggermente superiore alla diagonale che da 4 va a 12 e poi a 8, ed è ancora leggermente superiore a quella che dal punto 8 va a 18 e quindi a 10. Quindi diagonale, una diagonale che tende ad aprirsi leggermente. L'accorgimento che dovrete avere è quello: una volta stabilito l'effetto base, che è quello con la partenza dalla buca, tenderemo a far diminuire di intensità l'effetto. Come? Mantenendo il punto d'attacco sempre alle ore 10, ma sollevandolo progressivamente. Impariamo quindi una regola fondamentale: il taglio aumenta di intensità più ci si avvicina al centro della palla e diminuisce di intensità più ci si alza verso la curvatura della palla. Ricordate di fare questi esercizi, ormai lo sapete, in modo diligente. Comunque andiamo a vedere l'esercizio.